Salve. Del terremoto a Ischia che si può dire? Purtroppo l'ennesima tragedia. Purtroppo l'ennesima tragedia previsibile. Purtroppo gli stessi morti annunciati. Perché non dico che dal 2016, dal 2015, 14, 13, dal 2012, dal 2009. Ma addirittura a Ischia ci sono stati dei terremoti da prima della fine del 1800 registrati, e mai nessuno ha messo in prevenzione le case. È una vecchia storia quella della prevenzione civile in Italia, che purtroppo è gestita in modo incivile. Ischia non è l'eccezione. Quindi, dopo Amatrice, dopo Cumuli, dopo il terremoto dell'Abruzzo, c'è stato il terremoto nell'isola di Ischia. Qualcuno ha messo in sicurezza gli edifici di Ischia? No, nessuno lo ha fatto. Adesso ci sarà un dopo Ischia? Sì, perché l'Italia continuerà a essere un paese sismico e anche a rischio idrogeologico. A questo punto vi invito a guardare i video che ho fatto in precedenza. Non vorrei più fare un video del genere, ma purtroppo lo devo fare. Finché non si metteranno gli edifici al sicuro, non li si rafforzeranno, ci saranno sempre dei morti. Quindi, dove sta la protezione civile? Dove sta lo Stato che non corregge questi danni che fa una scossa lieve di 4, di 3,5, e non ci sarebbero stati tutti quei morti se si mettevano al sicuro, se si riparavano gli edifici, come non ci sarebbero stati neanche edifici caduti storici a Amatrice, in Cumuli, nell'Abruzzo. Ma dove vanno i soldi che dovrebbero andare nella messa in sicurezza del patrimonio storico? Dove vanno i soldi che dovrebbero servire ad appuntalare gli edifici, a mettergli gli anclaggi, le catene? Ecco, purtroppo è dall'800 che in Italia ci si mangia sulle disgrazie. Se non fosse stato per le telefonate che qualcuno ha fatto ai tempi del terremoto dell'Abruzzo, non sapremo che c'è gente che ride e specula sui morti e sulle disgrazie del terremoto. Quindi, per così dire, siamo fottuti, anzi fregati, perché c'è chi specula su queste disgrazie. E ripeto, oggi ci ritroviamo a parlare dei morti nell'isola di Ischia. Ieri era a Amatrice, a Cumuli, poi nel 2012 nell'Abruzzo, poi nel 2009, poi prima a Ischia ci sono stati dei terremoti sin dalla fine del 1800, e nessuno ha mai messo ha pensato di assicurare le vecchie costruzioni con degli anclaggi, delle catene, dei rinforzi, delle. E quindi io mi auguro di no, ma è molto probabile che ci sarà un dopo Ischia. Da qualche parte ci sarà un nuovo sisma, un nuovo sciame tellurico, dei nuovi morti per una magnitudo magari di 2,3, 3,5, 4,1, quando sono morti evitabili, ma sono morti annunciate dall'incuria, dal degrado, dalla mancanza di efficienza, di coordinazione della difesa civile e soprattutto dal lucro, dal pizzo e dalle mafie che ci mangiano su. Quindi io mi auguro di no, sono in lutto per i morti dell'isola di Ischia, però sarà molto probabile che da qui a qualche mese o anno ci ritroveremo di nuovo a parlare di altri morti dovuti all'incuria. Allora il vostro Saint Chan vi lascia, grazie per seguirmi,
Spero di non dover fare più un video sui morti per terremoti del genere in Italia, ma purtroppo, vista l'incuria che abbiamo nel prevenire i terremoti e prevederli e nel mettere al sicuro le casse, probabilmente ci saranno altri morti. Arrivederci e grazie di seguirmi.